Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. In questo video parleremo della straordinaria stagione di Sonny Colbrelli. Esattamente, guardate il video fino alla fine e poi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Iniziamo la puntata! Partiamo velocemente raccontando quello che è successo nella stagione, a livello di risultati, e poi ci concentriamo maggiormente sulle nostre considerazioni su quello che ha fatto Sonny. Inizia la stagione non certo nel migliore dei modi, alla Omloop con un bel DNF, do not finish, non ha finito la corsa, nel giorno di Davide Ballerini. Il 27 febbraio, il giorno seguente arriva sesto alla Kuurne, Bruxelles Kuurne, vinta da Mats Pedersen, volata di 40 corridori, mentre la prima gara in linea in Italia è il trofeo Laiguiglia, dove chiude 33esimo. Poi il momento è tornare in Nord Europa, quasi tutte corse in Belgio, tranne l'ultima, partecipa a 7 gare di un giorno tra il 24 marzo e il 18 aprile, ma gli manca qualcosa, non ottiene buoni risultati. È il quarto posto alla Gant. Quarto posto alla Gant, però fa un sesto, un ottavo, insomma, per un corridore come lui le corse del Nord sono andate piuttosto male. Sì, ci si aspettava qualcosa di più sicuramente in quel periodo. Dopo le classiche, generalmente corridori con le sue caratteristiche si prendono un periodo di stacco, morono un pochino. Lui invece, forse anche per i risultati poco brillanti aveva che ha avuto, aveva un po' l'amaro in bocca della primavera. È voluto andare al Giro di Romandie e lì ha fatto subito i risultati, i primi risultati della stagione. Un primo, un secondo, un quarto, gli hanno anche tirato su parecchio il morale, allora ha fatto il periodo di stacco dopo Romandia anche un pochino più sereno. Sì, tra l'altro tappe molto impegnative, le volate dove ha vinto e si è piazzato erano comunque di un gruppetto di 30-40 corridori, gare contrassegnate anche dal maltempo, e quindi è tornato ad essere un po' il Sonny Colbrelli che tutti conoscono. Il Romandia finisce il 2, si prende un periodo di riposo e ovviamente allenamento, e ritorna alle corse il 30 maggio con il Giro del Delfinato, dove va veramente forte. Lì ha fatto veramente prestazioni notevoli, impressionanti, ha fatto 3 secondi posto, praticamente arrivava a vincere la volata dei battuti, perché c'era sempre un corridore che riusciva ad anticipare. Uno di questi è stata la beffa più incredibile, quella di Geraint Thomas, che aveva anticipato l'ultimo chilometro, lui l'ha quasi saltato sull'arrivo. 3 secondi posti, una vittoria, però di fatto ha vinto 4 volate di gruppo, quindi eccezionale. Ovviamente ha vinto anche la maglia punti. Tempo di tornare in Italia per i campionati nazionali, in cui fa un capolavoro. Qui forse abbiamo iniziato a vedere un Sonny anche su tutta un'altra luce, perché verso il finale erano rimasti i corridori tutti abbastanza forti in salita, ma non veloci. Sicuramente lui era tra i più veloci in gruppo, però per non rischiare ha deciso di attaccare in prima persona, è stato detto soltanto Masnada, e alla fine sono arrivati in due. Stavo dicendo, percorso durissimo, quello di Imola, lo stesso del campionato del mondo del 2020, e lì veramente ha impressionato ancora di più rispetto a quello che ha fatto al Delfinato, perché ok, il campionato italiano non è lo stesso livello di una grande classica o di un mondiale, però era circondato da corridori, esatto, molto forti in salita. Dopo la conquista del campionato italiano si presenta alla partenza del Tour de France il 26 giugno, ovviamente in maglia tricolore. Una bella maglia tricolore, vecchio stile, ci piaceva molto, peccato che l'ha usata poco, dopo vedremo perché. E inizia il Tour, diciamo, il Tour è una corsa dove sono i migliori al mondo, è un Tour in cui ovviamente in volata ci sono i specialisti per la volata, inseriti i specialisti della salita. Sonny è un corridore abbastanza completo, quindi trovo su ogni terreno uno specialista puro più forte di lui su quel terreno specifico. Si è visto bene nella seconda tappa, dove è riuscito a stare dietro a Van der Poel per un po' nello strappo finale al Mur de Bretagne, però poi ha dovuto mollarlo. Sì, sembrava quasi potesse fare il numero, però poi è rimbalzato. Come dici te, il livello è altissimo in tutti i settori, quindi deve inventarsi qualcosa, deve andare in fuga. Esattamente. Il giorno dopo, la terza tappa, arriva quinto, una volata a ranghi ristretti, però il capolavoro della prima settimana perlomeno lo fa con la Riva Tigne. Tappa 9, arriva terzo, una tappa durissima, alcuni corridori vanno addirittura fuori tempo massimo, tappa anche flagellata dal maltempo, e lui fa una prova incredibile. Sì, non solo per il maltempo, come sente spesso dire Sonny, un corridore che ama la pioggia. Era molto dura, era un tappone. Arrivare terzo in una tappa del genere, ok che l'aveva attaccato da lontano, però gente che era in fuga con lui, che sulla carta era molto più forte in salita, si è staccata prima e è arrivato davanti a Pogacar, quindi si è visto che in salita sicuramente quest'anno Colbrelli non ha raggiunto il livello di condizione mai avuto prima. Prima che finisca il Tour riesce a chiudere al secondo posto la 16ª tappa, che questa è una gara corsa all'attacco, anticipato dall'austriaco Conrad. Alla fine non fa tantissimi risultati, però riesce comunque ad arrivare terzo nella classifica per la maglia verde.
Siamo al 18 luglio, giorno in cui si conclude il Tour de France, e a questo punto Sonny si prende un piccolo periodo di stacco per riposare e tornare poi alla grande. È tornato veramente alla grande, al Benelux Tour, dopo le prime tappe in cui deve prendere un pochino il ritmo a gara che magari gli mancava dopo un mese fermo. Il finale lo domina totalmente, secondo, primo, secondo, e conquista anche la classifica generale. La penultima tappa la vince con un attacco a circa 30 km dal traguardo in solitario, un attacco veramente di forza che ha sbaragliato la concorrenza. A questo punto della stagione davanti a sé soltanto corso di un giorno, bene o male tutte adatte alle sue caratteristiche. La prima sono i campionati europei a Trento in casa. Lì riesce a gestirsi veramente bene, sta incollato a uno scatenato Evenepoel, corre anche con la testa, non gli dà i cambi quando gli chiede, perché sa di essere più veloce in volata e non deve farsi ingolosire da voler prendere troppo vantaggio su quelli che lo seguono. Arriva in volata a Trento e regola facilmente poi il belga. Sì, nessuno si sarebbe aspettato di vedere un Sonny così forte in salita, anche se al Benelux aveva dato dei segnali forti, dei segnali importanti, però resistere all'affondo di Evenepoel e poi battere lo sprint in una corsa qualcosa di grandioso, bellissima e durissima. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di vedere tre corse in linea con le maglie di campioni di con le maglie delle nazionali, olimpiadi, europei e mondiali. Sono state tutte e tre bellissime, forse le tre corse più belle dell'anno. Europei anch'essi attaccando subito presto con la Francia, che era fatta un po' da lontano. È stato un europeo veramente bello. A quel punto lì Sonny va alla Coppa Sabatini, arriva secondo, al Memorial Pantani vince, ci sono i mondiali, percorso adatto, ovviamente percorso adatto, corso a ritmi frenetici, folli. Sappiamo tutti, il Belgio ha imposto il suo ritmo e viene pur scatenato, poi si scatena però alla Philippe quando mancano ancora una cinquantina di chilometri al traguardo. Sonny lo segue e forse lì si brucia un pochino, non riesce a rispondere poi successivamente agli attacchi, perché ne ha fatte ripetizione, nessuna, oltre a lui neanche gli altri hanno potuto fare nulla. Ma infatti il Belgio ha fatto un ritmo altissimo, all'inizio sembrava una cosa positiva per Sonny, perché faceva fuori tutti gli uomini più veloci e Sonny, sapendo quanto andava forte, sapevamo che poteva tenere quel ritmo. Il fatto è che l'ha fatto talmente forte questo ritmo che sul finale quello che alla fine ne aveva più di tutti era l'unico scalatore. Cioè l'unico che andava forte veramente in salita era la Philippe, quello che poi ha battuto tutti quanti. A questo punto alcuni criticoni dicono: vedete, Sonny ha vinto l'Europeo ma non c'è nessuno, a livello di un mondiale comunque non va oltre il decimo posto. Che però era lì. Per zittire tutti cosa fa il buon Sonny? Si presenta alla Parigi-Roubaix la domenica successiva al mondiale e fa il numero. Qui il fa veramente capolavoro della stagione. Prima partecipazione alla corsa delle pietre francesi, non c'era mai andato, il tempo pessimo lo favorisce anche in questo caso, però sulle pietre guidare col bagnato, col fango, è un qualcosa di complicato, soprattutto per uno che non l'ha mai nemmeno provata ad asciutto. Però corre veramente bene con la testa, bravo. È sempre davanti, alla Roubaix non bisogna mai inseguire, bisogna sempre anticipare, piuttosto va in fuga ma non tiri, rimani lì, tanti dicevano io non ha mai tirato, si fa così. Ma come non ha mai tirato? Aspetta, però a chi non dice non ha mai tirato, ricordo che a un certo punto della gara ha anticipato il gruppetto di Van der Poel, quello Van Aert, corre con la testa, ha anticipato, quindi lui ha attaccato e poi ha dovuto costringere gli altri a fare uno sforzo maggiore per rientrare e quindi a quel punto se è rientrato bene adesso tocca a te tirare, perché ne hai di più, quindi sì, ha corso ha con un'intelligenza quel giorno lì veramente pazzesca, veramente veramente bene, oltre ad avere un sacco di gamba perché poi arriva nel velodromo e batte Van der Poel in volata, ne aveva veramente tanta, e tra l'altro è arrivato con le gomme un po' sgonfie, sì, che era forato tipo un è stato epico. Chiude la stagione il 7 ottobre al Gran Piemonte. Andiamo a vedere un po' i numeri di questa stagione. Intanto chiude sesto nel ranking UCI. Sì, è un ottimo risultato, forse uno dei più alti per un corridore italiano negli ultimi anni, sesto al mondo, veramente tanta roba. Numero di gare disputate 61, né tante né poche. Si conferma la regola comunque che i big non corrono troppo. Tantissimo, però ha corso più di quelli che abbiamo visto finora. 8 vittorie, una vittoria in 7,6 giorni di gara. E tanti piazzamenti nei 10, 23 piazzamenti nei 10 è presente. Considerando che l'inizio di stagione ha fatto tante gare ma non è riuscito mai a trovare la condizione, non ha fatto risultati di fatto se non a Romandia dove è iniziato a ingranare.
No, Da lì in avanti, diciamo, se togliamo le prime giornate, sui 50 giorni di gara successivi è andato veramente forte. È interessante vedere il cambiamento che c'è stato di passo nel corso della stagione. C'è una primavera molto deludente che poi si è trasformata nella stagione migliore della vita, della carriera di Sonny. Quindi questa dimostrazione che non bisogna disperare, a volte si tende a dare giudizi troppo affrettati sulle performance e le prestazioni degli atleti durante la stagione. Sì, perché mi immagino magari un attimo si ribalta. Immagino tutto. Un team Bahrain che vede la stagione delle classiche di Sonny, in cui non riesce a raccogliere quasi nulla, a parte un quarto alla Game Wevelgem, che dice: ok, questo è un corridore che deve fare bene nelle classiche, ha fallito la prima parte di stagione, secondo me quest'anno sta andando parecchio piano. Però c'era del malumore anche. E pensa cosa è successo dopo. Ha avuto proprio un cambiamento eccezionale, tra l'altro un corridore che probabilmente ha imparato a allenarsi veramente bene, perché i risultati maggiori, tipo al Delfinato e al Benelux, i due momenti dove forse è andato più forte in assoluto come condizione, sono arrivati dopo periodi in cui si è allenato, non che ha corso. Quindi è capace anche di allenarsi bene, come abbiamo visto fare ad altri corridori. La cosa, a mio parere, molto difficile, ma non impossibile, sarà quella di provare a riconfermarsi. La stessa stagione sarà molto difficile da ripetere, però anche solo vederlo giocarsi la vittoria in una classica monumento, essere lì, sarà importante per confermarsi. Ma il confermarsi è questo, non c'è bisogno che rivinca l'Europeo e la Roubaix. Lui è il prototipo perfetto del corridore moderno, quindi tiene bene inserita, benissimo addirittura, cioè va forte quasi come scalatori, e ha lo spunto veloce per poi vincere le gare di un giorno, quindi ha le caratteristiche perfette per questo tipo di ciclismo. Non c'è bisogno di essere potentissimi, velocissimi come una volta per poter vincere le volate o le classiche. Adesso bisogna essere invece leggeri e molto forti in salita. Poi un messaggio anche a chi tende sempre a esasperare i giovani, no? Che devono dimostrare tutto subito. Sonny ha 31 anni e sta facendo gli anni migliori dai 27 anni in su. Sì, lui ha iniziato con una squadra professional, menzionare. Con i Reverberi, ha ottenuto risultati la Bardiani sicuramente, però ha vinto, però ha avuto anche un calendario, secondo me, in crescita. Di spessore, dico. Un calendario in cui è partito con le corse di medio, basso livello, anche l'ho provato a incontrare in Cina, in cui faceva i risultati, aiutava anche Modolo, gli tirava le volate, quindi ha avuto anche la possibilità di crescere. È arrivato a esprimere le sue migliori prestazioni in avanti con l'età rispetto alla media che siamo abituati ad assistere adesso. Comunque lo ricordiamo, 34 vittorie tra i pro. Voi cosa ne pensate della stagione di Sonny? Scrivete la vostra opinione, il vostro parere nei commenti. In conclusione vogliamo lanciare un sondaggio sulle emozioni che ha regalato Sonny, quindi qual è la gara in cui vi siete emozionati di più? Potete rispondere sull'app di GCN, le risposte sono campionato italiano, Tour du Benelux, campionato europeo o Paris-Roubaix. Risposta un pochino scontata. Per me poi scontatissima, però. Per me è scontato campionato italiano, è ovvio. No. Tutti diranno Parigi Roubaix. Vediamo. C'è anche altri tipo Memorial Pantani. Arriverà lì sul traguardo, l'ha emozionato. Votate, vediamo. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, commentate ovviamente, iscrivetevi al canale GCN Italia se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao!